Buonasera mister, una partita incredibile quest'oggi dopo un primo tempo opaco, soprattutto dopo il primo sembravate essere in ginocchio sotto di 3 gol, con un uomo in meno, ma poi nel secondo tempo siete stati bravi con cuore, con grinta a rimettere in discussione la partita e per poco non avete agguantato il pareggio perché se Stronati avesse fatto gol su calcio di rigore, ecco. Saremo qui a raccontare un'impresa del Fiorenzuola. Sì, non sono d'accordo sul primo tempo opaco, nel senso che i primi 20 minuti fino al gol abbiamo avuto due o tre occasioni importanti per andare in vantaggio, abbiamo approcciato molto bene la gara. Dopo siamo stati veramente infantili perché abbiamo preso un gol, la partita era in mano nostra, c'era tutto il tempo, abbiamo fatto un errore appena subito il gol, ma la cosa brutta è che abbiamo perso un po' la testa in quei 20 minuti finali del primo tempo, quando dovevamo tenere il risultato, rimanere lì equilibrati. Invece abbiamo continuato a fare magari la pressione quando bisognava stare più bassi, non riuscivamo più a comunicarci, abbiamo perso un po' la partita fondamentalmente. Poi devo dire che abbiamo provato il secondo tempo a metterci in maniera diversa per cercare di poter lavorare quasi uomo a uomo per provare a rimetterla in piedi, e devo dire che se parlo del secondo tempo devo fare gli elogi, perché in 10 per 70 minuti praticamente nel secondo tempo abbiamo avuto tante situazioni per far gol. Ovviamente qualcosina abbiamo concesso dietro le spalle, però abbiamo fatto i due gol, abbiamo avuto l'occasione del rigore, e io sono sicuro che, vabbè, parlare del dopo con i sei con mano non si fa niente, però avessimo fatto il 3-3, 10 contro 10, avremmo avuto veramente l'inerzia per fare qualcosa di incredibile. Purtroppo non ci siamo riusciti e andiamo via con felicità e rammarico, no? Il rammarico di aver buttato via in 20 minuti una partita, e la felicità di aver visto una reazione veramente importante da ragazzi importanti. Spero che siamo numericamente un po' in difficoltà in questo momento. Ora domenica avremo anche squalificati sia Potop che Quaini, quindi oltre questa avremo difficoltà anche l'altra. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche infortunato, ma difficilmente rientreranno per quella partita, per cui aumenteranno le difficoltà. Diciamo che andiamo a casa con due sconfitte di fila nelle ultime due, ma con due sconfitte un po' diverse. Oggi abbiamo avuto veramente una reazione importante. Se avessimo fatto gol sul rigore, veramente staremmo parlando di qualcosa di incredibile, no? E invece purtroppo torniamo a casa senza niente, ma con la consapevolezza di non aver mollato fino alla fine. Sì, come ha detto lei, avete raccolto di fatto due sconfitte consecutive, tuttavia queste due sconfitte non devono cancellare quanto di buono avete fatto fino a questo momento. Con oggi si è aperto il girone di ritorno, che cosa si aspetta dalla sua squadra? Io mi aspetto che rimaniamo fino alla fine a lottare per i playoff, mi aspetto che cerchiamo di fare di tutto per provare ad arrivarci, perché sarebbe un grande risultato, no? Per la tipologia di squadra che abbiamo fatto, comunque giovane, sarebbe veramente il coronamento di un percorso, no? Vittoria campionato, salvezza playoff, continua crescita, sarebbe quello la cosa che io spero e che mi auspico che possa avvenire. Quindi faremo di tutto per rimetterci in piedi e cercare di raggiungere, o comunque di lottare fino alla fine per quell'obiettivo, sapendo che sono tante squadre forti che stanno lottando per quello. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, dobbiamo fare un buon girone di ritorno, addirittura ottimo. Non so se riusciremo a raggiungere di nuovo gli stessi punti, ma sicuramente ci ha permesso di poter affrontare il girone di ritorno con un obiettivo più importante rispetto a quello iniziale. Ultima battuta, in settimana è stato insignito del titolo di miglior giovane allenatore del girone A, quindi della passata stagione della Serie C al Festival del Calcio Italiano. Che effetto fa, vedere il proprio impegno, il proprio lavoro ripagato in questo modo? Ma io penso che il premio ad un allenatore sia poi un premio che va a raccogliere individualmente una persona, ma sia un po' del collettivo del lavoro, no? A partire dallo staff, dai ragazzi e dalla società, perché la fortuna di un allenatore è lavorare bene. Per lavorare bene deve avere un gruppo che lo segue, uno staff che lavora bene e una società che lascia lavorare. Quindi è chiaro che noi allenatori viviamo un po' sul comportamento degli altri, no? Sulla qualità dei giocatori, sull'atteggiamento dei giocatori e sulle società che sono equilibrate, che ti lasciano lavorare. Quindi è una soddisfazione grande, perché comunque è un bel premio che uno va a raccogliere. Però veramente penso che una squadra, come quando magari uno fa il titolo di capocannoniere, penso che dietro ci sia una squadra che glielo permette di fare. Io credo che i premi individuali in questo sport contano relativamente poco. Penso che
chi lo raggiunge merita gli altri che hanno lavorato con lui per dargli una mano a raggiungerlo. Grazie dunque a mister Luca Tabbiani, il mister della Fiorenzuola.